tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Camion carico di farina si ribalta a Marotta di Mondolfo, bloccata per ore la strada provinciale a un chilometro dall'ingresso dell'autostrada. Rimosse a Fano 150 tonnellate di amianto, inaugurata la palestra Venturini con il sottosegretario all'ambiente Silvia Velo e la senatrice Camilla Fabbri. La Guardia di Finanza incontra gli studenti della provincia di Pesaro e Urbino per educarli alla legalità economica. Ecco tutti i numeri del Carnevale 2016 e le novità del prossimo anno. Carri nuovi, un gigante di cartapesta in più e una scuola per futuri carristi. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Un camion con rimorchio carico di farina si è ribaltato questa mattina intorno alle 5 lungo la strada provinciale 424 tra Marotta e Mondolfo, occupando l'intera sede stradale. Il conducente del mezzo pesante, un 58enne di San Costanzo, ha perso il controllo del veicolo per evitare l'impatto con un furgoncino che transitava in senso contrario e che ha invaso in parte la corsia opposta all'altezza di una curva. Per fortuna l'uomo non ha riportato ferite nell'impatto. Sul posto i vigili del fuoco di Fano, i carabinieri, la polizia municipale e una ditta privata per ripulire la strada rimasta chiusa al traffico per più di 5 ore. Cambiamo argomento. Nel tardo pomeriggio di oggi il sottosegretario all'ambiente Silvia Velo e la senatrice del PD Camilla Fabbri hanno partecipato all'inaugurazione della palestra Venturini di Fano, uno degli immobili comunali dove sono stati eseguiti i lavori di bonifica dell'amianto. Si torna alla normalità alla palestra Bruno Venturini di Fano, dove sono riprese le attività sportive dopo i lavori di bonifica dell'amianto. Nella città della fortuna sono state ben 155 le tonnellate complessive di materiale nocivo rimosso dagli immobili comunali, come al palazzetto dello sport Salvador Allende, in cui è stato eseguito l'intervento più significativo, all'ex matatoio, in alcune scuole, in diversi fabbricati, nelle palestre, case coloniche, comprensive di pollai, fienili, depositi e locali accessori. Per l'occasione l'impianto sportivo di Viale 12 Settembre è stato inaugurato alla presenza dell'onorevole Silvia Velo, sottosegretario all'ambiente, e Camilla Fabbri, senatrice PD. Devo dire che sono molto contenta di partecipare a questa inaugurazione, non fosse altro perché vengo da questo territorio, ma in coincidenza anche col fatto che presiedo una commissione d'inchiesta proprio dedicata ai temi della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro. Credo che sia un'esperienza, una buona prassi, che ci permette di guardare con soddisfazione rispetto al tema dell'amianto in futuro. Se noi consideriamo che la legge che bandisce l'amianto è datata 1992, oggi a Fano si può dire che l'amianto non è più presente in nessun luogo pubblico, noi possiamo tranquillamente pensare di poter appunto esportare questo modello, perché la questione amianto, che ha flagellato la vita di tante persone nel nostro paese, possa essere definitivamente debellata. Compreso il fatto che abbiamo proposto, e ce ne siamo incaricati come commissione, di redigere un testo unico, perché sulla questione amianto in Italia ci sono circa 400 norme. Quindi massima soddisfazione, perché proprio partendo dal mio territorio posso raccontare questa esperienza che possa essere di monito e di accelerazione verso la definitiva risoluzione e soluzione del problema. Durante un convegno oggi sono stati illustrati i risultati ottenuti e raggiunti in soli 3 mesi di lavoro per un importo complessivo di 1.400.000 euro. Fano non ha mai investito così tanto per la riqualificazione ambientale e di conseguenza per la tutela della salute pubblica. Il patrimonio pubblico, non c'è più un centimetro di amianto, è l'unica città delle Marche che ha fatto lavoro del genere e penso una delle uniche in Italia. E non a caso oggi il sottosegretario dell'ambiente viene qua per riconoscere questo merito, e anche la settimana prossima in un convegno Fano verrà presa da esempio, quindi sarà oggi un report anche di buone prassi che hanno visto un lavoro di sinergia tra Comune, ASUR, ditte che hanno vinto gli appalti importanti, che ha portato a questi risultati. Quindi grande soddisfazione per questo grande
grande risultato che porta un risultato importante per i nostri cittadini, ma anche una soddisfazione per me, per noi, per l'amministrazione, per questo lavoro che abbiamo raggiunto. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri assegna al Comune di Pesaro altri 5 milioni e 100 mila euro. Ne dà notizia il Sindaco Matteo Ricci. Si tratta di fondi INAIL per i lavori relativi all'acquisto dell'ex tribunale e il primo cittadino annuncia che con i fondi ulteriori verrà sistemato San Domenico per la parte comunale. Da qui fino alla fine del 2016, ha detto Ricci, decideremo poi come utilizzare l'altro 50% del finanziamento ottenuto. Le risorse infatti ricadranno sul piano degli investimenti 2017. E sempre a Pesaro, nella sala provinciale del Consiglio, i finanzieri hanno incontrato decine di studenti della provincia di Pesaro e Urbino per educarli alla legalità economica. Servizio di Lino Balestra. Una scuola che studia, una scuola che si apre. Una società sana si basa su principi sani e sulla consapevolezza da parte dei suoi appartenenti del valore della legalità. Con queste basi e con l'intento di instillare da subito nelle nuove generazioni il valore civile ed educativo della legalità economica, che il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione hanno dato vita ad un protocollo d'intesa a favore degli studenti di scuola primaria e secondaria nell'ambito dell'insegnamento Cittadinanza e Costituzione. Il concetto di legalità economica, inteso in senso veramente stretto, ovvero di convenienza nella scelta quotidiana di ciò che è legale da un punto di vista economico. Quindi verranno affrontati dei temi soprattutto legati non solo all'evasione fiscale ma anche al controllo della spesa pubblica. Quindi tutto ciò che nel nostro vivere quotidiano di cittadino e quanto più di cittadino consapevole ha una dimensione di carattere economico. Oggi è importante la dimensione economica non solo, come accennavo, all'aspetto dell'evasione fiscale, quanto soprattutto alla dimensione del controllo della spesa pubblica. È importante poi una dimensione di carattere trasversale, ovvero intervenire con una adeguata repressione verso tutti quei fenomeni di illiceità economica che sono chiaramente sottesi alle condotte illecite. Pensiamo ad esempio a tutto ciò che riguarda il mondo della contraffazione o il mondo del contrasto agli stupefacenti, all'uso illecito degli stupefacenti, dimensioni economiche che sono molto rilevanti e che chiaramente vanno individuate e ben colpite. Questa mattina nella sala consigliare della provincia gli studenti del liceo classico Mamiani hanno incontrato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro con i suoi ufficiali e la dirigente locale dell'ufficio scolastico per il primo incontro con gli studenti della provincia per parlare di cultura della legalità economica per la quarta edizione del progetto. Come appunto abbiamo sottolineato più volte, si tratta di acquisire una modalità di vita, una modalità di interiorizzazione di concetti che dovrebbero connotare la vita di tutti noi. Se lo facciamo nei ragazzi, diamo loro una marcia in più rispetto alla difficoltà del vivere quotidiano in un paese, ahimè, che non dà sempre buona traccia di sé. Parlare di legalità ai ragazzi significa seminare un pensiero che deve diventare come un abito, un pensiero che deve connotare le scelte di vita esistenziali e professionali della vita di ciascuno di noi. Dobbiamo farlo in un'età in cui recepiscono, non quando ormai c'è già stato un impianto educazionale buono o non buono. Il coinvolgimento dei ragazzi in questo progetto prevede anche una parte attiva attraverso un concorso che dà la possibilità ai ragazzi di esprimere con la loro libertà creativa e spontaneità il tema della educazione alla legalità. Ulteriore funzione perché chiaramente oggi vi è un accenno introduttivo di carattere assolutamente generale sul concetto di legalità economica, ma ciò che è importante è quello di sviluppare in termini concreti con una partecipazione quanto più attiva degli studenti a questa progettualità. Ecco perché è stato pensato un concorso Insieme per la Legalità. Un concorso a cui gli studenti possono partecipare sia in forma individuale che in forma di gruppi, con cui dovranno cercare di fornire il loro contributo, la loro idea, la loro immagine, la loro rappresentazione di ciò che può essere la legalità economica, con rappresentazioni grafiche, pittoriche, piuttosto che audio o video.
Alla fine sono previsti anche dei premi, sia di carattere individuale che collettivo. Sono premi crociere presso la nostra scuola, corsi vela presso la nostra scuola nautica di Gaeta, piuttosto che corsi di montagna presso la nostra scuola alpina. Oltre che premi chiaramente per la scuola, che consistono in assegnazioni di buoni libro e materiale didattico da poter fornire. E tante scuole hanno diritto anche a Mi illumino di meno, l'iniziativa dedicata al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Il risparmio energetico è un'esigenza sentita a livello globale ed ogni nazione sente il dovere morale di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle fonti rinnovabili e sulle condotte antispreco da adottare. In Italia abbiamo Mi illumino di meno, una campagna di sensibilizzazione radiofonica ideata da una delle trasmissioni radiofoniche di Radio 2 Rai di maggior successo, Caterpillar. In questa opera di sensibilizzazione l'obiettivo prediletto sono le scuole di ogni ordine e grado, chiamate a manifestare il loro amore verso il pianeta, promuovendo buone pratiche quotidiane di risparmio energetico. Dal mondo scolastico proviene anche l'inno della campagna, realizzato da alunni tra gli 8 e i 14 anni. Anche Fano, come di consueto, ha aderito con le sue scuole all'edizione 2016 di Mi illumino di meno. Una giornata importante che vede Fano protagonista della campagna, la più importante campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico presente nel nostro paese, che è appunto Mi illumino di meno, promossa da Caterpillar, il famoso programma di Radio 2, che Fano quest'anno farà vivere insieme alle scuole, dalle elementari alle superiori, le associazioni e la presenza anche importante della musica, in particolare attraverso il contributo degli Obelisco Nero, ma anche delle scuole, dei ragazzi che hanno preparato un pomeriggio molto importante dal punto di vista musicale, a partire dalle 4:30 fino alle 7 in piazza 20 settembre. Insieme canteremo, suoneremo e a un certo punto soprattutto spegneremo le luci. La musica, le note come veicolo di messaggio, insomma, per sensibilizzare giovani generazioni, ma anche generazioni attuali, insomma, e future. Sicuramente sì. Quest'anno poi ci sarà, mi piace dire, uno scontro tra la musica dal vivo, appunto, degli Obelisco con la canzone vincitrice del concorso Scrivo una canzone, Mi illumino di primi, appunto scritta da Tersali Centinarola, così faccio anche una bella figura, e quindi canzone On My Bike, completamente acustica, suonata dal vivo dagli Obelisco Nero. Scontro amichevole ma generazionale con la canzone fatta da Jacob, Giacomo Goffi, fatemelo dire, che sarà completamente elettronica con due voci veramente veramente belle. Quindi due generi, due mondi completamente diversi che con lo stesso intento, gli stessi testi, le stesse parole, le stesse voci dei bambini che accomunano tutti quanti, una piazza sicuramente poco illuminata di luci ma molto illuminata di altre cose, spero. E adesso torniamo a parlare del Carnevale di Fano, perché questa mattina gli organizzatori hanno stilato un bilancio su quest'ultima edizione, ma il presidente Cecchini ha annunciato anche tante novità per il prossimo anno, come nuovi carri che da 4 potrebbero diventare 5, più dolciume, addirittura anche il restyling dei capannoni proprio dove nascono i giganti di cartapesta. ...180.000 visitatori, 240 quintali di dolciumi, 8 carri allegorici, 35 eventi collaterali e 28.000 euro dati in beneficenza. Questi sono solo alcuni dei numeri ottenuti dall'ultima edizione del Carnevale di Fano, ma non solo, perché la manifestazione ha invaso il palinsesto delle reti televisive, le pagine dei quotidiani e i periodici nazionali più letti e coinvolto programmi radiofonici più seguiti. Un carnevale senza precedenti? Forse sì, e come sottolineato in conferenza stampa, il merito non è stato solo del bel tempo, che sicuramente ha agevolato la partecipazione di pubblico, ma anche delle scelte coraggiose, fatte non senza critiche, e del grande lavoro di squadra. Un lavoro che dura 12 mesi l'anno, infatti si sta già progettando l'edizione estiva in programma l'1, il 2 e il 3 luglio e quella invernale del 2017. Il presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini ha già annunciato grandi novità, a partire dalla valorizzazione del Carnevale del Matrimonio
mattino dedicato ai bambini e agli amici a quattro zampe e da un contratto che verrà stipulato nei prossimi giorni con il comune per il comodato gratuito dei capannoni del carnevale. Dopo i lavori di risanamento degli hangar potranno essere organizzate lezioni per futuri carristi, visite guidate e altre iniziative. Intanto Cecchini spera in un quinto gigante di cartapesta per il prossimo anno, viste le proposte degli imprenditori locali che vorrebbero contribuire alla realizzazione dei nuovi carri. È importante, è fondamentale avere un carro in più perché? Perché dobbiamo purtroppo, per fortuna, metteteci il verbo che volete, aumentare il quintalaggio di dolciumi e dobbiamo così aumentare anche le postazioni getto per dar modo a tanti che quest'anno non sono riusciti a farlo a godersi la bellezza, l'ebbrezza, la soddisfazione appunto del lancio dei dolciumi. State pensando all'ingresso a pagamento un po' per chiudere tutte le polemiche che ci sono state? Stiamo pensando come poter introitare appunto dei soldi, dei denari attraverso coloro che ci vengono a trovare da fuori. Non sarà un vero ingresso, non sarà sicuramente un obolo perché onestamente il carnevale non è sicuramente la sagra della porchetta, ma è da oltre 40 anni che sono nell'associazionismo, permettetemi questa battuta, ma so fare anche il carnevale. Ecco, lei è presidente da 6 anni, però fra poco verrà rinnovato il direttivo. Spera di poter essere riconfermato? Ho, diciamo, dimostrato un attimino di darmi da fare e io per fortuna ho dei collaboratori fantastici che spero di riaverli con me nel CDA e con me nel CDA perché la squadra fa la forza, la squadra è colei che poi eleggerà il presidente. Se la carnevalesca può tirare un sospiro di sollievo e pensare al futuro con più tranquillità, è anche grazie al comune di Fano che la sostiene con importanti finanziamenti, tant'è che nei primi giorni di febbraio è stata approvata all'unanimità una mozione che tra le varie cose impegna sindaco e giunta a garantire per almeno 3 anni le somme necessarie al carnevale. Attualmente vengono erogati 130.000 euro. Vengo fermato quotidianamente da persone che ancora parlano bene dei risultati ottenuti, ma anche degli operatori economici per i risultati anche in quel senso raggiunti. Ma l'eco è arrivato fuori, come quando partecipo anche ad incontri con altri sindaci, mi parlano di questa edizione. Insomma, è una scommessa vinta anche su scelte coraggiose. Come è giusto fare, un sindaco deve ringraziare anche tutti coloro, uomini e donne, che hanno reso possibile questo. Poi è chiaro, ogni cosa è migliorabile e anche il prossimo anno avremo l'ambizione di portare innovazioni e migliorarlo. A credere nell'importanza della kermesse più dolce d'Italia è anche la Regione Marche, che ha stanziato tra carnevale invernale e quello estivo 37.000 euro. È un evento che è importante per la Regione perché inserito in un contesto regionale valorizza anche l'offerta turistica regionale e quindi la Regione ha interesse che il carnevale di Fano cresca, ha interesse ad investire su questo evento, non solo quello invernale ma anche su quello estivo, e questi eventi verranno sostenuti come lo sono stati sostenuti con il bilancio 2015 nonostante le difficoltà di bilancio. E vi ricordo che fino al 30 giugno è possibile diventare soci dell'ente carnevalesca versando la quota di 10 euro. Al 10 di febbraio fanesi e turisti che hanno deciso di tesserarsi sono stati ben 1741, oltre 900 in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la beneficenza invece, la vendita di prendigetto ha permesso di donare circa 6500 euro all'associazione Una Speranza per Federico in favore del bimbo fanese affetto dal morbo di Crab. La stessa cifra è stata donata anche alle varie associazioni che hanno collaborato alla distribuzione. Con la lotteria poi la vendita di oltre 15.000 biglietti ha permesso di devolvere quasi 4.600 euro alla mensa di San Paterniano, Opera Padre Pio, e 10.700 euro alle altre associazioni coinvolte. E in conferenza stampa questa mattina, l'avete vista anche dalle immagini, c'era anche la piccola Letizia, la bambina che durante le sfilate in Viale Gramsci si è travestita da Masha insieme al papà mascherato da orso. Pensate che le loro fotografie sono state visualizzate da decine di migliaia di persone.
Da chi è partita questa idea di mascherarvi? È partita un po' da me, perché sono nella famiglia sono quella che mi si è sempre vestita, e poi l'idea di Masha, perché è un cartone che lei guarda spesso, e con un cappuccetto viola sembrava proprio Masha, e grazie alla complicità di mia madre e di una cugina li abbiamo realizzati in casa con un po' di pazienza, un po' insomma fatti artigianalmente gli abiti. E le vostre fotografie sono state visualizzate davvero da migliaia di persone? Ho visto, sia messo mi piace e condiviso. Molti complimenti dai bambi e le mamme. Si parla addirittura di cifre come 45-47 mila persone. Sì, solo in una pagina, dopo visto altre pagine 20.000, 10.000, non pensavo. Grandi soddisfazioni ma anche grande divertimento per il Carnevale. Sì. Veramente una bella esperienza, tanta gioia, e quello che non si fa per i figli è indescrivibile. Allora aspettiamo di vedervi il prossimo anno, chissà mascherati da che cosa. Chissà, chissà, vedremo quello che sarà. Fai un po' ciao, butta un bacino. Ciao! Bravo! E al Teatro della Fortuna di Fano domani sera alle ore 21.15 ad ingresso gratuito si svolgeranno le premiazioni del concorso fotografico nazionale Carnevale di Fano, riti, costumi e immaginario. Sono circa 200 i partecipanti all'iniziativa provenienti da tutta Italia. A far da calamita agli appassionati di fotografia è stata sicuramente la presenza del maestro Gianni Berengo Gardin, che è presidente di giuria del concorso e che per l'occasione domani appunto sarà al Teatro della Fortuna. Bene, chiudiamo anche questa ampia pagina dedicata al Carnevale. Per le informazioni è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.